Per noi è importante continuare a fare educazione anche su temi finanziari e soprattutto cercare di far capire alle multinazionali americane che guardano il nostro paese che ci sono grandi opportunità, che non devono essere spaventate dal contesto magari anche politico che potrebbe evidenziare una certa instabilità, perché comunque sia nel business, le nostre aziende, le piccole e medie aziende sono molto più stabili di quello che invece il paese come immagine dà di se stesso in giro per il mondo. E di converso aiutare le aziende italiane a capire che il ricorso all'M&A, quindi al private equity, è sicuramente un acceleratore per l'internazionalizzazione, e noi facciamo questo su base costante sia a Milano come in giro per l'Italia e ovviamente negli Stati Uniti. E incontrerete il ministro Tria lunedì? Assolutamente, perché avendo un bacino di oltre 1000 aziende americane che sono a noi associate, siamo in grado di sintetizzare al ministro quello che sono le priorità o le issues del primo investitore estero nel nostro paese, che appunto è gli Stati Uniti, e quindi cerchiamo di dare un contributo anche progettuale e fattivo al ministro affinché lui poi recepisca queste indicazioni che provengono dalle aziende e cerchi di migliorare quello che viene chiamato il business climate del nostro paese.